Consigliere Pingitore, che cosa ci dice sul Consiglio aperto? Ancora non ha avuto nessuna notizia? Beh, dopo 15 giorni abbiamo avuto la notizia, ma la notizia l'abbiamo avuta perché io ho fatto una PEC al Presidente del Consiglio chiedendo perché ancora non è stato convocato il Consiglio aperto. Mi ha risposto che ci vuole almeno un terzo dei consiglieri e non un quinto. Ovviamente questa qui è stata anche una nostra svista, no? Perché dovevamo pensarci meglio, guardare bene il regolamento. Però per un consiglio normale ci vuole un quinto, mentre invece per un consiglio aperto ci vuole un terzo. Però benedetto Dio, dopo 15 giorni mi sembra troppo tempo che si è sprecato per questo, no? Quindi perché noi abbiamo bisogno comunque di incontrare la comunità intera, non solo come persone, i cittadini di Crotone, ma anche le istituzioni, quindi in questo caso regione, province, tutte, anche i sindaci, per discutere di una situazione che non ne usciamo più. Io ho parlato sempre della cosiddetta tela di Penelope, no? Che non usciamo, qui si fa ricorsi, sotto ricorsi, poi passano 5 anni, e quello che poi alla fine pare che vogliono così, non solo il mondo politico crotonese, ma anche tutto il mondo politico a livello nazionale, anche, penso anche alla stessa ENI, per fare questa bonifica e per parlare della questione ambientale pare che non si voglia uscire, e questa è la situazione che non va. Allora io ho pensato con questo, con altri amici pure del Consiglio, che se riusciamo a fare un qualcosa di concreto, esempio fare una proposta alla Regione Calabria per che il nostro territorio venga preservato, praticamente venga difeso, perché è ormai saturo di discariche, quindi ci vuole un freno. Allora così almeno siamo sicuri che da oggi, dal momento in cui facciamo una legge di questo genere attraverso la Regione Calabria, noi abbiamo la possibilità di fermare questa grave situazione. E allora non capisco cosa c'è di strano fare un consiglio aperto, perché la legge regionale ti chiede di fare una proposta al momento in cui ci sia un consiglio aperto. Quindi se noi non lo facciamo, non riusciamo a fare una proposta. E allora perché non si vuole fare questo consiglio aperto? Io ho dovuto ricorrere anche, ho fatto anche un appello per raccogliere le altre firme, mancavano altre 2 firme, ho fatto un appello a tutti, però sono arrivate comunque da altri consiglieri e non da persone che mi sono vicine. Allora a questo punto io devo incominciare a pensarci, che se la situazione è così, io devo veramente pensare cosa fare. Che se io non ho fiducia dei miei consiglieri, allora incomincio a ragionarci e vedere cosa fare nel futuro. Tanto il consiglio ci vuole, lo voglio io, ma lo vogliono tanti altri consiglieri comunali che hanno sottoscritto la richiesta, ma lo vuole la comunità intera, perché spesso la comunità non è a corrente di quello che succede.